Nel nord-ovest dell'Italia, stretta tra le montagne valdostane e la pianura padana, c'è una piccola provincia, la nonna più piccola d'Italia. Conta poco più di 170.000 abitanti, di cui circa 43.000 si concentrano nel capoluogo, la città di Biella. Un territorio in parte urbano, ma soprattutto rurale, che in media non supera i 190 abitanti per chilometro quadrato. La storia che vogliamo raccontare, però, non è fatta di cifre, perché se lo fosse, saremmo in una situazione molto diversa. Biella tra il monte e il verdeggiar dei piani, lieta guardante l'ubere con valle, carmi ed aratri e all'opera fumanti camini ostenta. Così il poeta Giosuè Carducci descrive il biellese in una sua lirica dedicata al Piemonte, osservando le bellezze naturali che ancora oggi possiamo ammirare e celebrando l'operosità di un territorio che proprio allora stava vivendo la sua età dell'oro. Ora però, nel terzo millennio e con un'importanza ridimensionata, anche il biellese deve fare i conti con un clima che cambia e pensare a una svolta sostenibile. Il biellese è popolato fin dalla preistoria, ma la nostra storia inizia più tardi. Nel IX secolo la città di Biella si trova sotto il dominio dei Franchi ed è citata per la prima volta in un documento ufficiale con il nome di Bugella, che significa centro abitato di minore importanza, accanto a Vercelli di maggiore importanza. Il suo destino, però, è quello di superare di gran lunga il riso e le rane della sorella maggiore. Tra 800 e 900 la cittadina ha la sua rivincita. La rivoluzione industriale porta ricchezza e operai che lavorano nei sempre più numerosi nanifici, mentre la sienite e i talenti della Valle Cervo sono esportati nel mondo. Il momento di questo boom economico per il territorio biellese coincide con l'età del treno. Nel 1856 le autorità del Regno di Sardegna inaugurano la linea che collega Biella con Santià. Nel giro di qualche decennio l'Italia, fresca di unità, è percorsa da numerosissime ferrovie e tranvie, e il biellese non fa eccezione. La Biella Sagliano-Balma, la Biella Cossato-Vallemosso, la Biella Occhiepo-Mongrando e la Biella Vercelli sono solo alcune maglie della rete che connette il territorio. Ed è qui, a Santuario d'Europa, che faceva capolinea la più nota delle nostre ex tranvie, definita la più ardita d'Italia per il dislivello del tracciato, la Biella Europa. Inaugurata nel 1911 per servire il santuario, gli stabilimenti termali della valle, la linea ha presto incontro al triste destino di tante altre. Nel secondo dopoguerra e negli anni del boom economico, l'auto ha ormai sostituito il treno nell'immaginario collettivo. E sempre più autoveicoli percorrono le strade, ma devono contendersi lo spazio con i tram, e sono questi ultimi a doversene andare. Così, nel 1958, l'ultimo tram percorre la linea, presto smantellata e sostituita da un autoservizio. Oggi ci restano solo alcune parti di infrastruttura, tra cui questo traliccio e il Ponte dei Tre Archi, divenuto simbolo di un'era. Inutile girarci intorno. Quella di Biella è una provincia fondata sull'automobile, come del resto tante altre. Di fronte al traffico cittadino, è difficile immaginare un tempo in cui i mezzi pubblici la facevano da padrone. Ma soprattutto, assistendo al caos dell'uscita delle scuole, una domanda sorge spontanea. Possiamo fare di meglio? La risposta è più complicata del previsto. Un biellese che si rispetti probabilmente risponderebbe che non c'è alternativa. Il servizio pubblico dell'ATAP è un disastro e poi vuoi mettere la comodità della macchina. Si tratta di una posizione per certi versi condivisibile, dopotutto il nostro territorio è in buona parte rurale, dalle risaie ai monti. E questo complica l'organizzazione di una rete di trasporti pubblici adatta al XXI secolo.
Se a questo uniamo i problemi legati agli orari e alla qualità del servizio, capiamo perché l'auto è una scelta così gettonata. Ma si può almeno rendere il mezzo privato più sostenibile? Sappiamo che i motori termici contribuiscono all'inquinamento atmosferico, il loro impatto sui cambiamenti climatici è meno incisivo rispetto ad altre attività, ma c'è comunque il problema, molto più vicino a noi, del particolato che ogni giorno inaliamo. Una possibile soluzione è già sul mercato e circola sulle nostre strade. Si tratta delle auto elettriche, silenziose, pulite e oggi quanto mai alla moda. A propulsione ibrida o totalmente elettrica, questo mezzo sembra essere il futuro, ma ci sono degli aspetti in cui mostra il fianco. Ciò che frena l'acquirente oggi è soprattutto l'investimento iniziale, che nel breve termine annulla il potenziale risparmio del pieno di energia elettrica. E questo è solo l'inizio. Una volta acquistata una Tesla o una Toyota nuova fiammante, bisogna trovare una colonnina di ricarica. Certo, mentre qualche anno fa erano più rare dei distributori di metano, ora si trovano pure nel biellese. Ma il problema maggiore è nascosto sotto il telaio. Si tratta delle batterie, di limitata capienza e soprattutto dell'enorme impatto ambientale. Nonostante gli avanzamenti della tecnologia, ad oggi le auto elettriche sono tutt'altro che una soluzione definitiva. Ed è qui che spesso si tira in ballo l'idrogeno. Ma in questo caso i limiti sono ancora più evidenti. L'idrogeno va prodotto, non si estrae, il suo stoccaggio è complicato e soprattutto non gode di un'estesa rete di distribuzione come combustibili fossili, cosa che, per la natura della sostanza, sarebbe difficile attuare. Senza contare che, come per l'elettrico, l'energia non proviene sempre da fonti rinnovabili. Si tratta quindi al momento di una soluzione riservata a qualche treno e autobus sperimentale. E questo ci porta a un modo di spostarsi che nel biellese è fin troppo spesso bistrattato, i mezzi pubblici. È ben noto che un autobus consuma potenzialmente meno delle auto private che sostituisce. I detrattori obietterebbero che in un territorio poco densamente popolato come il nostro sarebbe difficile mettere d'accordo tutti nel tracciare una linea per l'autobus. Però una soluzione intermedia esiste già. Tra il bus e l'auto si trova il trasporto a chiamata, con tariffe popolari e flessibilità da taxi. Un servizio tutt'altro che nuovo, sperimentato già in diverse città e territori in cui in certe aree e in certi orari la richiesta è bassa ma non trascurabile. Qualcuno disposto a crederci c'è anche da noi. Un esempio è il progetto del comune di Val di Lana, che ad oggi purtroppo sembra non aver avuto seguito. Ciò che abbiamo già e che come sappiamo ha sostituito i tram è l'autobus. Ad oggi l'ATAP impiega a Biella solo mezzi a trazione termica, tra cui alcuni che, come l'azienda ricorda orgogliosamente sulla fiancata, sono alimentati a metano. Il gas naturale, però, è sempre un combustibile fossile, quindi riduce, ma non elimina il problema. Per questo, in molte città, anche italiane, stanno comparendo i primi bus elettrici o a idrogeno. Si tratta di scelte non risolutive, come abbiamo visto, ma pur sempre più economiche della riconversione in tram o filobus. Questi ultimi sfruttano i benefici della trazione elettrica, senza il problema delle batterie. E infatti, nella prima metà del XX secolo, erano impiegati, con grande lungimiranza, in tutte le principali città del paese. Insieme alle tramvie extraurbane, questi sistemi sono stati smantellati, e solo di recente città come Cagliari cercano faticosamente di ricostruirli. Ma guardiamoci negli occhi, è improbabile che a Biella vedremo mai iniziative del genere, lunghe, costose e a volte pure osteggiate. Al massimo arriverà qualche bus elettrico, che l'ATAP ha già acquistato per Vercelli. Quello che possiamo fare è cercare di migliorare il servizio in modo da attirare un'utenza che magari in futuro giustificherebbe ulteriori investimenti. Che si tratti di aumentare il numero di corse o di migliorare gli orari, serve una reale alternativa che convinca i bellesi a usare meno l'auto. E su questo, purtroppo, la nostra provincia e la nostra regione fanno troppo poco, nascondendosi dietro la scusa economica. Salvano solo le corse scolastiche, appena sufficienti, mentre il resto risulta spesso di scomodo utilizzo. Soprattutto in ambito urbano, l'unica alternativa sostenibile a una bella passeggiata è la bicicletta. Ah, le due ruote. Con le città hanno un rapporto di amore e odio, e Biella non fa eccezione, anzi. In questo senso non abbiamo davvero nulla da invidiare alle città più grandi. Le dichiarazioni dei politici e le sparute piste ciclabili, talvolta curate e talvolta bistrattate, nascondono che in realtà Biella, come la maggior parte delle città, è a misura d'auto, non certo a misura d'uomo. Le bici sono percepite come un intralcio al traffico e, a volte, come un mezzo di trasporto poco dignitoso rispetto allo status symbol che è la macchina. Per riscattare le bici bisognerebbe ricostruire da capo le città e la nostra mentalità. Non stupisce quindi che il progetto di bike sharing bici in città abbia riscosso così poco successo, si parla di una ventina di abbonati, da essere definitivamente sospeso nel 2020, dopo un'esistenza in sordina. Certo, il nostro territorio non è l'Olanda e le montagne e le colline rendono la bici meno appetibile. Eppure, sembra un paradosso, è proprio sulle strade più ripide e sui sentieri più accidentati che nel fine settimana si affollano i turisti in bici. L'avvento delle e-bike ha dato un nuovo impulso al cicloturismo, una forma di svago che oggi è alla moda perché è ecologico, economico e attento alla natura e alle eccellenze locali.
Almeno da questo punto di vista, un territorio come il biellese, che ha un grande bisogno di rinascita, ha effettivamente cominciato a puntare sul turismo lento, con percorsi cicloturistici per tutti i gusti, dalle dolci colline intorno al lago di Viverone, fino agli itinerari per mountain bike che attraversano le nostre prealpi. E la nostra rete di percorsi ciclabili è solo una parte della più ampia rete regionale e nazionale. Tutto molto bello e molto verde, insomma, ma dietro questa facciata si nasconde una verità un po' diversa. Per capire di che si tratta, osserviamo questa pista ciclabile, che fa bella mostra di sé su Google Maps. Perché ha una forma così regolare e perché sembra congiungersi ai binari di questa stazione? Perché si tratta della prima parte di una ferrovia che connetteva il piccolo comune di Erasca, a sud di Torino, con la cittadina di Saluzzo. Costruita nella seconda metà dell'Ottocento, questa linea cadde in disgrazia nell'era dell'automobile. Prima dell'inizio del terzo millennio, i binari sono già stati rimossi nella prima parte, mentre la seconda, ancora oggi visibile, sopravvive per un breve periodo come raccordo merci. Una storia simile a tante altre. La distruzione di questa infrastruttura ferroviaria, per quanto triste, è stata sicuramente sintomo dei tempi in cui si è verificata. Forse in fondo una rete così capillare è anacronistica? Sicuramente sono di questo avviso i sindaci di alcuni dei comuni attraversati dalla Chivasso Asti, sospesa da anni, che militano per la trasformazione in ciclabile. E, oltre alla naturale opposizione, incontrano sorprendentemente un certo consenso, il che denota come per molti il treno sia un peso. È vero, esiste anche qualche segnale di speranza. Per noi biellesi, per esempio, l'elettrificazione della linea per Santià. Oltre a essere più sostenibile, la trazione elettrica consentirà di ripristinare i diretti per Torino. E dire che dagli anni 80 in poi, la Biella Santià e la Biella Novara erano considerate dei rami secchi senza speranza. Forse questo è il segno di una mentalità che cambia. Comunque, il treno è stato bistrattato per decenni in Piemonte, mentre la vicina Lombardia, tanto per fare un esempio, ha sempre puntato sulle ferrovie, perché formano l'ossatura di un sistema di trasporti sostenibili. Ed è dal ferro che il biellese e il Piemonte possono ripartire. Per capire come, saliamo su un treno sopravvissuto alle cure della regione. Questa è la stazione di un paese che conta meno di 1000 anime, sperduto nella pianura vercellese, appena fuori dai confini della provincia di Biella. Che cosa siamo venuti a fare a Rovasenda? Nel 1870 emerge per la prima volta il progetto di una strada ferrata prealpina per connettere Torino al Lago Maggiore. Le pressioni del comune di Torino, interessato al trasporto merci verso la Svizzera, portano alla realizzazione della linea Santià-Arona, costruita non senza difficoltà, nel 1906 è finalmente completa. Una ventina d'anni dopo si verifica una storia simile, con attori diversi. Cossato, centro industriale in espansione, preme per un collegamento ferroviario tra Biella e Novara. La linea ottiene, sia pure con fatica, i fondi e il via libera. Nel 1939, in pieno ventennio fascista, il Duce la inaugura in pompa magna, ma sarà operativa solo un anno dopo. È proprio qui a Rovasenda che le due linee si incrociano. Il dislivello impone la costruzione di due stazioni distinte, messe in comunicazione da un raccordo. Per anni i treni circolano regolarmente. Ricordiamo negli anni 2000 un breve momento di gloria, con i treni del lago che collegano Biella con Arona Estresa via Rovasenda. Ma nel 2012 le due linee subiscono destini differenti. La Biella Novara sopravvive e infatti ci ha portati qui oggi, mentre la Santiarona è sospesa, insieme a tante altre linee piemontesi. Segnali e passaggi a livello sono rimossi. E le rotaie restano ad arrugginire. In questo scenario di desolazione troviamo però uno spunto di rinascita che oggi risiede nel turismo. Pensiamo ai trenini che solcano le Alpi o ai convogli storici che oggi riscuotono grande successo. Non sono solo mezzi di trasporto, sono anche la meta del viaggio. È così che si è salvata la Novara Varallo, chiusa al traffico regolare ma percorsa da treni a vapore. Questi convogli straordinari, che percorrono una penisola, rispondono alla voglia diffusa di un turismo sostenibile e attento al territorio. Nel biellese e in Piemonte si parla tanto sia di turismo sia di sviluppo sostenibile e il treno è il candidato ideale per realizzare un mondo più verde.
Non si tratta solo dei turisti. A fornire un argomento economico convincente potrebbero essere le merci, che andrebbero riportate sui binari, togliendo le tir che intasano le strade. Questo sarebbe solo l'inizio. L'industria tessile biellese, ridimensionata ma comunque importante, potrebbe puntare su una riconversione verde, perché anche il settore della moda è sempre più attento alla sostenibilità. Tra l'altro, un sistema efficiente di trasporti pubblici potrebbe spingere biellesi a usare meno l'auto. Il problema però è che bisogna fornire una reale alternativa. Il treno è più sicuro, più veloce e in certi casi più comodo dell'auto. Ma con orari assurdi, chi lo userà? È così che si chiudono le linee. E no, non è colpa di Trenitalia, ma degli enti amministrativi locali, che decidono dove dirigere i finanziamenti. Negli anni hanno spesso scelto di abbandonare l'esistente, che al contrario andrebbe mantenuto, perché ricostruirlo in seguito è più difficile e costoso. Per questo motivo le piste ciclabili andrebbero realizzate non sulle rotaie, ma semmai nelle vicinanze, così da avvicinare al treno chi abita tra una stazione e l'altra. Le grandi città e le aziende di trasporto puntano sempre più sull'intermodalità, consentendo di caricare bici e monopattini su treni e bus. E a maggior ragione, nei territori rurali, l'integrazione con il mezzo privato è importante per coprire il cosiddetto ultimo miglio tra casa e la fermata. Immaginiamo quindi una stazione ferroviaria con autostazione, coperta da un servizio efficiente per orari e qualità, dotata di un parcheggio e di un deposito per biciclette. Sarebbe il polo intermodale perfetto. Luoghi simili sono già realtà in Italia e in Europa e non c'è motivo per cui Biellese dovrebbe essere da meno. Ma una transizione ecologica della mobilità biellese richiede lo sforzo congiunto di pubblico e privati. Si tratta di aprire i portafogli, certo, ma prima ancora di aprire la mente.